Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale per questa nuova puntata dedicata alle preview sulle uscite import con audio italiano. È un calendario piuttosto ricco di uscite Blu-ray, alcuni titoli sono già disponibili, altri arriveranno nelle prossime settimane e invece alcuni sono con uscite a maggio. Io direi di iniziare subito con una bella carrellata di uscite. Iniziamo subito dal primo titolo, Arcobaleno Selvaggio, film, un action movie diretto da Antonio Margheriti, era il 1984, per questa edizione tedesca in hardbox, è un'edizione piuttosto limitata, sono solamente 50 copie. Questa edizione comprende, oltre al tedesco e all'inglese in Dolby Digital 5.1, ci sono anche altre tre lingue, ovvero l'italiano, il francese e lo spagnolo in 2.1. Zero. Per quanto riguarda i contenuti speciali, risulta esserci un commento audio. L'uscita è prevista per il 13 di maggio. Mentre per il 30 aprile uscirà per la label tedesca XS il film L'ultimo guerriero, film diretto da Romolo Guerrieri. Questa edizione è disponibile con tre cover diverse: la cover A, disponibile in 333 copie, la cover B, invece limitata a 222 copie, la cover C, solamente per 111 copie. Oltre alla lingua italiana, che però comprende anche i sottotitoli fissi, c'è anche la lingua tedesca in 1.0. Formato video 1.78, ci sono anche dei contenuti speciali all'interno dell'edizione, ovvero un commento audio, un'intervista con il regista Romolo Guerrieri e all'interno c'è anche il booklet. Passiamo adesso a un altro film horror, ovvero L'Etrusco uccide ancora, film che in Italia è ancora inedito in alta definizione, esce per questa edizione Deadline VHS Retro Edition. Si tratta di un'edizione limitata a 500 copie, comprende ovviamente anche l'audio italiano. L'edizione comprende Blu-ray e DVD. Il DVD ha al suo interno un documentario dal titolo German Grusel. L'edizione inoltre contiene i seguenti contenuti cartacei, ovvero 4 lobby cards, 2 poster e un booklet. Passiamo adesso invece ai classici poliziotteschi italiani, quelli a tinte comiche, ovvero il primo film è Delitto al ristorante cinese. Fa parte sempre della collana della Cine Strange Extreme, come le altre edizioni uscite negli scorsi mesi. Anche questa edizione del Delitto al ristorante cinese avrà ben 4 cover differenti. Ricordo che la cover D è quella più limitata, quella che ha anche il titolo in italiano, sono unicamente 50 copie. Il film, diretto nel 1981 da Bruno Corbucci, avrà al suo interno la doppia traccia audio, ovvero l'italiano e il tedesco in mono. All'interno dell'edizione abbiamo invece la combo, ovvero Blu-ray e DVD. Il DVD conterrà semplicemente gli stessi contenuti del Blu-ray. All'interno, come contenuti speciali, abbiamo un'intervista al biografo Giorgio Navarro, un'intro alternativa e il classico booklet di 24 pagine. Sempre di Bruno Corbucci, il film diretto nel 1984, Delitto in Formula 1. Sempre per la Cine Strange, anche in questa occasione abbiamo ben 4 cover differenti, una più limitata dell'altra, anche questa, la cover D, è quella più limitata con sole 50 copie disponibili. Anche in questo caso abbiamo la doppia traccia, ovvero italiano e tedesco in 2.0. Ovviamente c'è la combo, quindi Blu-ray e DVD. All'interno abbiamo sia la versione italiana, quella integrale, con una durata di 102 minuti, e la versione tedesca tagliata di 92 minuti. All'interno, come contenuti speciali, oltre al classico booklet, nuovamente un'altra intervista di Giorgio Navarro. Passiamo adesso invece a un titolo già disponibile per la XT Video, è il film Porno Holocaust, film diretto da Aristide Massaccesi, ovvero Gio D'Amato, nel 1981. Questa edizione è già uscita diversi mesi fa, è un'edizione limitata, mediabook di 500 copie, al suo interno abbiamo la doppia traccia italiana e tedesca in 2.0. Come contenuti all'interno dell'edizione abbiamo un booklet di 16 pagine.
Poi vorrei segnalare anche due ristampe per il film La casa della paura, film del 1974 con l'attore Ralph Vallone, e il film La volpe dalla coda di velluto, film diretto nel 1972. Trattasi di una edizione, di una produzione italo-spagnola. Queste due edizioni erano già uscite in formato mediabook, ma il 30 aprile usciranno anche nella edizione Amarai. Bene, finisce qui quindi questo breve video preview delle uscite import con audio italiano del periodo aprile-maggio. Noi ci ritroviamo nuovamente il mese prossimo per altre interessanti uscite. Ciao a tutti!